perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio siamo finiti in una situazione, signori, di merda. Perché ci troviamo qui nella base del culto infernale e ragazzi, ci sono morti sia Armin che Sasha, ma soprattutto Armin. Ora, tornare indietro ragazzi è quasi impossibile per il semplice fatto che ci ho provato. E ragazzi, vi giuro, ci sono troppe reclute, non capisco neanche dove devo andare. Io ho provato a fare due passi ma veramente rischio di essere inculato ad ogni minchia di centimetro di movimento. Tu mi hai detto di proseguire, quindi l'unica scelta che abbiamo ragazzi, oltre a prendere questi strumenti qua dall'utilità abbastanza contestabile, Captivate, che cazzo è? Figo mettere Captivate in una roba. Ragazzi, l'unica speranza è provare a proseguire e sperare di uscirne indenni, ma io non ci credo molto. Questa cosa qua è bellissima, grazie restrizioni, ti voglio bene. Ragazzi, proviamoci. Io vi invito a lasciare un mi piace di sostegno però, di sostegno, perché questo potrebbe veramente essere l'ultimo episodio. Non so se affrontarvi, tipo questa cosa qua cos'è? Non so se affrontarle le reclute perché... Da una parte, cioè, devo affrontarle, io direi di affrontarle per migliorare l'allenamento. Dall'altra, cioè, per alzare il livello in allenamento. Dall'altra... Cosa sto vedendo? Tua madre troia. Ok, perfetto, vedo che comprendi. Scizor! Flame, è il tuo momento. Tra l'altro, non vorrei che ci sia il volume troppo alto. Aspettate che abbasso un attimo il volume del gioco. Non vorrei mai che sia troppo alto, raga. Dai, ma non si può vivere in queste condizioni. Vabbè che forse l'ho sciolto comunque. Ma che due coglioni ste forme delta. Due Pokémon, due forme delta. Ma che cazzo è? Vero, è la svendita. L'IKEA. Oh, abbiamo battuto il cultista comunque, raga. Meno male. Allora, direi di proseguire. Non so neanche sinceramente da che parte. Io... No, aspetta, però di là, forse ora che ci penso, ho visto qualcosa di altamente sospetto. Cioè voi due. Non è che mi fate passare. No, ok. No. Cazzo, raga, eccola l'uscita. Preso nel culo a sangue, signori. Proprio con una spinta incredibile. Allora, io, raga, provo a esplorare sta zona. Spero di riuscire, ma non ci conto veramente per nulla. Potrebbe essere veramente la volta buona che sta serie la perdo. All'alba del 39esimo episodio potrei ricevere un'inculata a sangue. Ti venissero i cagotti. I cagotti ti venissero. Sobek, ricaricati. Flame, ricaricati. Abbiamo bisogno di onore quest'oggi, perché senza di quello veramente non possiamo combinare un cazzo con questa merda. It's a giant... Non l'avrei mai detto che era un gigantesco macchinario di che tipo. Mamma mia, l'analisi del macchinario è proprio faffaville. Tu? Non ti preoccupare, non ti affronterò. Non è il mio compito. Sto studiando una strategia... Ah, ok, perfetto. Ok, non mi interessa, figliolo. Tranquillo, che veramente me ne frega meno di zero. Era la strada sbagliata. Perché tanto un po' di culo nella nostra vita, ragazzi, non serve davvero. Buongiorno, ok, perfetto. Questo mi tocca affrontarlo. Mi è crashato il gioco. Spero che non sia effettivamente un errore di. Del gioco. Perché sarebbe davvero triste come cosa. Non vorrei davvero che fosse un errore così, raga. Che poi sta parte non so neanche se la tengo o no, però... tra l'altro si randomizzano di nuovo. Vaffanculo, non l'ho curato. Raga, non vorrei che fosse un bug così del gioco, davvero. Mi girerebbero i coglioni se fosse così.
Perché poi, no, dopo io tipo nei video ogni tanto faccio i dissing a quelli che interrompono le serie a caso perché non fanno visual fingendo dei bug. Invece qua bug di merda, così passo dalla parte del torto e mi girano i coglioni. Solo che io non faccio niente, cioè mi si sta esplodendo. Cos'è? Ah, giusto, efficace per 4. Non vorrei davvero che si sia buggato il gioco per qualche motivo, per qualche errore di installazione, perché io per installare sta versione dei casini li ho anche fatti in realtà. Quindi non vorrei sinceramente che ci fosse un problema proprio lì. Adesso lo scopriamo. No, 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 non sembrerebbe. Ok, no, bella, ok, è ripartito, meno male. Meno male, raga, ho avuto una paura morta, veramente. Definire paura morta nei commenti, grazie. Mi sono veramente terrorizzato, raga, mamma mia. Ho balzato un paio di allenatori che non ho affrontato, però, raga, vabbè, fa niente. Purtroppo, non per colpa mia, ho dovuto rifare questa parte di... Dio. Che cazzo è appena successo? Ah, giustamente... No. No, sono un coglione! E mo? E mo che cazzo faccio, raga? Questo mi apre il culo. Ok, no, fermi, ha fatto skydrop, forse ce la si può fare. Cosa sta facendo? Non è importante. Non è importante, l'ho seccato. Hydro pump, però non, mi sa che non lo butto giù mai nella vita. Shadow ball, cazzo. Questo è un problema abbastanza serio. I revive, raga, non posso usarli perché è Nuzlocke. Abbiamo... No, 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 perché mi hai abbassato la special defense tra tutte le cose. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Oh, bravo. Oh. Ah. No, oddio, scoppio, che infarto. Abbiamo un problema. Allora, io mi rendo conto di aver fatto una grande stronzata a mandare Merlin. In realtà pensavo di outspeedarlo, perché con gli altri due non avrei potuto outspeedarlo. Non ho considerato che Aulucia non è così lento. La mia era una scelta ponderata, faccio mea culpa. Ero convinto che l'avrei shottato. Questo blitz lì qua ha un'utilità? Sì, a sto punto. Cos'è sta roba? Tra l'altro mi sta laggando il gioco senza un motivo apparente. Non mi piace sta cosa. Tu? Vedo che c'è un botto di gente che non si fa affrontare. Il che è interessante. Ma cazzo, raga, mo? Cioè, io letteralmente... Cos'è sta roba? È tipo... Ce la posso fare una cattura qua? Però se ci potessi fare una cattura... Questo qua mi sa tanto di... Me l'aspettavo tantissimo! Speravo ci potessi fare una cattura per avere un Pokémon in più. Chi cazzo siete voi? Oh Gesù Cristo. Allora fermi, una ult. Raga, ho letteralmente due Pokémon e non posso uscire da sto posto. E non posso neanche andare a un PC. Sono fottuto. Premesso che non mi aspettavo di non essere fottuto, ma sono fottuto. Io però ci proverò, raga. Con l'onore. Iniziamo allora. Come vi sembro? You look, come si traduce in italiano? Sei se tutto verbo essere, noi gli alternativi. Sei fantastico, signore, i tuoi capelli sembrano davvero fantastici. Sono felice di sentirlo. Stanno riprendendo le telecamere? Lo faranno in un secondo, signore. Ci lasci solo un momento per... Attenzione. Menafi. Out of nowhere, che succede? Cosa? Questo è un Menafi? Che cosa sta facendo il Pokémon leggendario qui? Ah! Lui era nella prigione! Earth Swap Man! È l'abilità di Menafi e gli permette... una mossa che solo lui può imparare. In battaglia cambia le statistiche dei tuoi Pokémon. Ma di due Pokémon va fuori. Beh, in ogni caso stare qui... attenzione! Incredibile! Ma devo affrontarlo... cioè, se lo affronto perdo, zio, te lo dico, eh! L'intera regione è sotto il mio controllo. Nonostante voi due siate i più forti allenatori Pokémon dell'esistenza... No, scherzavo!
ho detto una stronzata. Così come i due Pokémon più potenti dell'esistenza, della storia, Heatran e Groudon. Insomma, possiamo discuterne, però vabbè. Una profezia e il futuro mi proteggono. Salta sul tavolo! Bravo! Sì! Anarchia, signori! Ricordate, ero alla libreria con te. Ho sentito l'oracolo dire che il prescelto si sarebbe unito al mio culto. Vi distruggerò entrambi. Per qualche arcano motivo che non ho capito. Tu sei il leader del culto infernale. Tu utilizzi Pokémon di tipo fuoco e terra. Io dirigo una palestra di tipo... una palestra di pioggia. Letteralmente. Non dureresti 5 secondi. Perfetto, utilizzeremo il tavolo. Voi due fareste meglio a riprendere tutto ciò. Voglio che l'intera regione veda la persona che... veda distrutta la persona che gli ho detto di odiare. 3, 2, 1. E ci vediamo più tardi. See you later. Oh. Abbastanza. Sì. Sembri confuso. Pensavi davvero che l'avrei affrontato? Non prendo rischi. I don't take risks when I can help it. This isn't a game. Ok, non prendo rischi quando non pagano. Questo non è un gioco. Quella botola si è aperta fin giù nelle basi. Nel fondamenta, nei sotterranei, molto in profondità. Pensavi davvero che sarebbe stato così facile per te? Groudon, vieni fuori. Tu, dall'altra parte, tu, al contrario, voglio che tu rimanga sotto... Voglio che tu le prenda in culo. Voglio mettertelo in culo, ok? La traduzione letterale io non la so, ho fatto un'intera serie a tradurre di merda. E continuiamo a tradurre di merda. Tu, in teoria, dovresti unirti a me dopo tutto, no? Ma la cosa più importante è che io ti posso battere. Quindi, prepariamo... Magari ha solo Groudon. Io ci ho provato. Che cazzo è sta merda? È una minchia di Winx venuta male? Oh! L'inizio è quasi promettente. Dai, è la Full Restore, io lo sapevo che... Ok, raga. La serie è verosimilmente... Oddio, sto male, si è ucciso di nuovo! Sto malissimo, si è ucciso di nuovo! Ma cosa? Allora, io vi ricordo che Groudon è randomizzato. Ok, raga, dai, io ci provo, Zenith, non mi avrai così facilmente. T'ho rotto i coglioni per un'intera serie. Ha missato? Ok, però qua ha missato perché ho fatto bounce, sì, ha senso. Oddio, sto axando come Gesù, cosa sta succedendo? Posso farcela, si può fare, raga, se non è un Pokémon fortissimo, si può fare. Vai, Sobek, è il tuo momento. Fire Blast, non mi bruciare. No! Non mi devi bruciare. Fermi. Ce la posso fare, Full Restore. Nelle situazioni più difficili io tiro fuori il vero potente che è in me. Aqua Tail di nuovo. Ok, lui fallisce e va giù. Sono a tre, raga. Kirlia. Rimani tu, sì. Aqua Tail di nuovo. Stored Power, cazzo, non fa niente, ok. Raga, cosa sta succedendo? Mi sa che però lui c'ha una mega. Cazzo, sto gioco giraffa di che... Delta. Volevo dire mega, ma è... Che cazzo è? No, pensavo fosse tipo acciaio. Oddio, però gli faccio abbastanza... Mi sa che mi è morto. No, ok, fermi. Potrei anche rischiarmela volendo, però non so il tipo. Fermi, curiamoci. Curiamoci, non si sa mai. Raga, però lui ha ancora una mega. E questo è il problema, lui dovrebbe avere una mega. Minchia, le spikes, mo. Hydro Pump, vediamo se va giù. Non va giù, Sludge Bomb, aia. Ok. Aqua Tail. Ok, gliene manca uno. Se ce la faccio, slow, merda. Questo è troppo forte, però. Porco due. Io ci ho provato, raga. Oh, è impazzito, posso curarmi, oddio, è impazzito,
Si è fatto di cannabis. A parte che si è bustato la Madonna. Quindi no, non è, in realtà l'ho preso in culo più io che lui. Però ci si può fare. Sai cap cazzo fa. Oddio, è stupido. Cosa è successo, raga? Cosa è successo? Cos'è successo? Ma sono tutti coglioni in questa roba. Di chi è questo? Non mi riconosci? E se ti parlassi con questa voce? Tu sei il profeta. Sei il profeta della libreria. Oh, ah, tu non sei reale. Certo che non lo sono. Chi può veramente credere a quella barzelletta? Come bro, tipo si traduce in italiano frate, una roba del genere. Zio, dai, te l'ho detto. Speravo che te ne fossi accorto quando hai menzionato Frank Baum. Sai che sai che libro ha scritto lui, vero? Il mago di Oz. Ti ricordi il plot twist di quella storia? Il mago era falso, non c'era nessuna magia. C'era un semplice uomo che metteva insieme un paio di corde, un paio di robe che guidava le marionette, tipo put up some strings, letteralmente guidare marionette. Un paio di luci scintillanti, qualche esplosione lì, del fumo. È davvero facile fingere, to fake in italiano, falsificare effetti fantastici. Quindi non c'è nessuna profezia? Chi lo sa? Forse ce n'è davvero stata una molto tempo fa. Un eroe che avrebbe distrutto i culti e li avrebbe sconfitti. Sembra che si sia appena avverato dopo tutto. Ma quella che ho detto a te è decisamente falsa. Non eri nemmeno supposed to, in italiano si dice, non eri nemmeno destinato, fai, a reclutare creepy. Quella parte è stata fatta in modo tale che abbassassi la guardia abbastanza per sconfiggerti. Tu stai lavorando per lei, non è vero? Ha cospirato contro di me tutto questo tempo. Certo che lo sono. Certo che lei lo era. Non pensi che cosa succederebbe se vincesse? All'incirca, il periodo ipotetico è diverso, ma fa niente, raga. Ho vinto con due Pokémon! Zio, sei scemo! C'è ancora un Groudon lì a caso. Everything goes, tutto passa, la nostra esistenza, il nostro mondo. Tutto distrutto. Mi aiuterà... setbacks, non so cosa voglia dire. Inoltre mi è stata promessa una fortuna. Ora, Creepy, il mio capo... my boss, she pioneered all of this from the beginning. Il mio capo ha pilotato tutto ciò dall'inizio. She gave him these freaky powers and it's thanks to her they didn't work on you. Gli ha dato questi poteri dall'inizio. È grazie a lei che questi poteri non hanno effetto su di te. No, non sono un cultista. Scommetto che il miglior mondo sarebbe un mondo mercenario. Ma le persone per le quali lavoro, non vorrai mettertele contro, no? Ok, stavo morendo. Ok, è colpa sua se i culti sono sempre esistiti dal primo momento, se ci pensi. Ha dato a Zenith il suo potere, ha dato a Zenith i suoi poteri, ed è grazie a lui che gli altri culti esistono tuttora. Dopotutto, il culto infernale è stato il primo. La incontrerai probabilmente, non ti preoccupare, ma per ora ho un lavoretto da fare. Guardandomi attorno, ho visto un uomo privo di coscienza con del sangue addosso and broadcasting equipment e un equipaggio di trasmissione. Tu sembri abbastanza intelligente. Forse hai un paio di minuti per...
Cosa devo fare, zia? Devo distruggere letteralmente tutto il culto? Tu? Ah, devo ammazzarlo in diretta. Che figata, ma subito, cazzo. Subito ti ammazzo in diretta. Come si fa? Fammi, come faccio a ucciderti in diretta? Ah, ho preso il DNA di Zenith. Oh. Oh, aspetta. Datemi il quartz flute. Ho appena fatto un'impresa miracolosa. Buongiorno. Parliamo di questi? Ah, quella battaglia che hai avuto con Zenith è stata fantastica. Otterremo un gold hammy, di certo. Grazie, o meglio, penso di dover dire così. We were under the jerkwart. Ah, eravamo sotto il controllo di quello, comunque. Quel travestimento da Zenith è molto convincente. Ho capito, potrebbe funzionare. Immagino che se Zenith avesse il potere del controllo... Ah, ok, perfetto. Devo fingere di essere Zenith in modo tale che gli altri che sono stati, che erano sotto il controllo della mente di Zenith, vedendomi, diventino altre persone. Taglia! Ok, perfetto, forse è venuto bene. È stato fantastico. E ora... Ok, sì. Quindi ce l'ho fatta. Free! Dobbiamo andare... Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Sì, che stava lookando per qualcuno, for someone, certo. Creepy, è un'ottima cosa vederti. Persephone mi ha aiutato a scappare. Dobbiamo un attimo... Ehi, guarda un attimo chi c'è qui. Il grande Groudon, consegnato a un culto patetico. Ah, unisciti a me. Con me al tuo fianco potremo comandare il mondo. Insieme potremo... Non l'avrei mai detto, davvero, non finisce mai così. Sembra un cazzo di romanzo di Shakespeare. Shakespeare non faceva romanzi. What that's new legendary Pokémon? Lo sapevo, wow. Che novità, un leggendario che mi scappa. Non ne ho mai visto uno così prima di adesso. Grande, mi sei piaciuta. Che cosa sta tremando? Probabilmente Groudon sta ritornando nelle profondità della Terra. Quel movimento in realtà non dovrebbe essere molto positivo, specialmente per un vulcano. Sta per bruttare? Probabilmente no. Ma la base sembra che stia collassando. Dobbiamo andare via di qua. No, come la base sta collassando? Ma zì, c'è sotto il tipo. No, raga, ma c'è sotto il tipo. Seguimi. Cazzo è sta merda? Dove mi sta portando? No, ma dai. Ciao sorella, no dai, non puoi farlo. Mi devi aiutare a uscire da qua. Finalmente ho capito, Diana. Tu hai detto la verità per tutto il tempo. Possiamo parlarne dopo? Dobbiamo fuggire. Darkrai non è mai andato in cerca di te. Era Cresselia che lo dirigeva verso di te, per l'appunto. Ha molto più senso ora che ci penso. Sono considerati due parti della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia. La luna nuova e la luna piena. E ora appartiene a me. Sai che cosa ho adesso, Diana? Leverage. Col tuo Cresselia posso convincere Darkrai ad avere tutto ciò, a fare tutto ciò che voglio. Persephone, ti prego, ho bisogno di uscire da qui. Io sono... che cosa mi ricorda tutto ciò? Persephone, mi dispiace, sono così dispiaciuta per quello che ti ho fatto. Ma se non mi aiuti, non ce la farò. Oh, ma lo so. Troverai un modo per andartene di qua. Dopotutto ne sono stata capace io. Ce ne andiamo adesso. No, dai, ti salvo io, zia, ti salvo io. Tranquilla, minchia, adesso ti salvo. Ce la faccio io, ce la faccio io. Se smetti di parlare, ti salvo, grazie. Tanto lo so che mi tocca farlo. Lo so, è inutile che io perdo anche tempo a farla morire. Tanto... Infernal Cultist. Come non c'è? No. Ah, aspettate, ok, un attimo. Allora, qua dovrò switchare. Ah, ok, ho capito, capito, capito. Tessera, Earth Swap, ok. Vai. Sweepami, bravissimo. È successo qualcosa? Ok. Risweepami adesso, grazie figliolo. Dai che dobbiamo uscire da questo posto che ci sta collassando addosso. Manco fosse Cristo.
Oh, grazie. Buongiorno, sì. Creepy, ti devo un favore. Hai salvato la mia vita. Andiamo fuori di qui. Certo che andiamo fuori di qui, zia. Ti ho salvato, dai, forza. Oh, Diana, Creepy. Grazie a Dio, voi due state bene. Ho visto Persephone scappare prima. Ma non pensavo. Ma non volevo andarmene prima di vedervi. Stiamo bene, Nora. Grazie per la tua preoccupazione. Non avete bisogno di. Raga, i rovazzi col trattore in tangenziale. Wow, è stato davvero forte. Immagino che sia la fine del culto infernale. È ironico che il culto del fuoco e della terra sia stato seppellito sotto la terra. Effettivamente. Ascoltate, dobbiamo proseguire. Non ho nessun Pokémon, Persephone li ha presi tutti. Cercherò di rintracciarla. Sta chiaramente provando a fare qualcosa con Darkrai di nuovo. I think it would be best if you two just went on. Ok, perfetto. Dobbiamo andare verso la Pokémon League. Interessante, sì, però adesso basta, non ne posso più. Ehi, Creepy. Tra l'altro, per il prossimo episodio devo effettivamente allenarmi un intero team. E oggi, comunque, ragazzi, ho fatto letteralmente un miracolo. Ho fatto un cazzo di miracolo. E ne vado fiero. E ne vado fiero. Così almeno forse riusciamo ad arrivare all'episodio 40. Interessante. Allora, direi di iniziare a depositare i Pokémon in questo che più che un PC sembra un inceneritore. Ma questi sono dettagli. Ora, non so quante morti siamo arrivati. Oggi, raga, è incredibile. Cioè, non so parlare. Devo fare un altro box per i morti. Io non ci voglio, Cristo Dio, credere. Allora, praticamente mi sono rimasti Greenwood e Sobek. Cioè, praticamente l'ho preso in culo. Cioè, praticamente. Cioè, non lo so. Non lo so. Che cazzo metto in squadra adesso? Fate tutti schifo. Dai, fate pena, raga. Non lo so, raga, ci penso. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Voglio almeno 150 like per queste imprese. Oggi non so parlare. Sentite, raga, dai, ciao. Prossimo, passate ai social, premete la campanella. Ciao, ci faccio più oggi.